far finta di essere sani, far finta di essere. Vanno tutte le coppie, vanno. Oggi siamo qui con Margherita Vicario ed è un grande piacere per me avere questo ospite. Margherita è un'artista a cui le etichette vanno strette, è un'attrice, una cantautrice e una delle penne interpreti più talentuose della musica italiana in questo momento. Cioè, torno nel terreno che mi è più favorevole, ovvero la gabberologia. Tu hai scelto oggi di commentare un brano di Gabber a cui voglio molto bene, che è Lo Shampoo. Voglio molto bene anche per ovvi motivi di chioma. Anch'io. Per ovvi motivi di chioma abbiamo un legame con Lo Shampoo. Non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, ma quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata. Non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo. Sì, devo farmi per forza uno shampoo. Quindi ho scelto Lo Shampoo perché Lo Shampoo invece è l'esempio di una canzone che parla di una cosa molto piccola, come appunto una bella, no? Quella sensazione di benessere dato da una bella doccia, un bello shampoo, che dentro però ha una metafora del lavorare su se stessi, di rifarsi, di cambiare i propri pensieri, di migliorare, di lavarsi, di pulirsi, della goduria, insomma è una canzone che mi piace da morire. Poi è molto teatrale, molto onomatopeica, è molto recitata, è molto legata anche, sai cosa, è molto anche shakespeariana come canzone, perché è una canzone dove le lettere che usa, sciacquo, shampoo, sembrano molto, sai, quando studi Shakespeare all'Accademia ti raccontano che ogni verso ha il suo suono e questa canzone è così, è piena di anche i suoni raccontano.